Ci troviamo oggi alla casa di riposo di Roè Volciano, dove gli studenti dell'ITIS per l'ASCA di Vobarno hanno svolto un progetto per promuovere le attività organizzate all'interno della struttura. La collaborazione con la scuola va avanti già da 3 anni, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi sia con il mondo del lavoro, sia con una realtà diversa da quella che vivono quotidianamente. La direzione della struttura è affidata già da 3 anni alla direttrice Federica Gozza. Ritengo sia importante perché c'è scambio e dove c'è scambio ci sono sempre esperienze e mondi che si incontrano, per cui ne usciamo tutti arricchiti. Ma i protagonisti di oggi non sono solo gli studenti dell'Istituto Tecnico, ma anche gli ospiti della RSA di Roè Volciano. Essi vengono affidati al personale della struttura che ogni giorno si impegnano a seguirli con amore e premura. Secondo me comunque avere questi giovani che girano in struttura durante l'orario di animazione, piuttosto che magari fare un giro anche semplicemente per salutarli o per dare una mano, li aiuta, diciamo, a rivivere dei vissuti personali comunque legati all'adolescenza. Oltre al lavoro degli operatori, un importante compito viene svolto dalla dottoressa Sara Avanzini. Non pensavo fosse possibile una collaborazione così propositiva. Ho visto gli anziani ospiti sorridere vedendo in questi anni i ragazzi avvicinarsi a loro e ho visto i ragazzi scoprire un mondo che non conoscevano. E questo avvicinamento credo possa essere stato positivo per entrambe. Il lavoro degli studenti è stato seguito dal professor Carlo Benini. 3 anni fa dottoressa Gozza ci ha contattati e ci ha chiesto di creare una mostra fotografica per la casa di riposo con i ritratti degli ospiti. Abbiamo sentito inoltre alcune opinioni degli studenti. Partecipare al progetto Generazione Confronto ci ha dato l'opportunità di entrare a contatto con generazioni diverse dalla nostra e si è rivelato produttivo sia per noi che abbiamo potuto capire e vivere le esperienze passate dagli anziani e anche per gli anziani che hanno potuto passare una giornata diversa dal solito al ricovero. Grazie alla professoressa Caraffini, referente dell'indirizzo grafico, questo progetto coinvolge sempre di più i ragazzi e gli ospiti della struttura. I ragazzi hanno acquisito quelle competenze che li hanno resi, direi, fotografi di professione, professionisti, sanno usare la macchina fotografica in modo eccellente e il prodotto, la fotografia, sa trasmettere delle emozioni veramente impressionanti in chi la vede. Gli studenti e gli ospiti vi danno appuntamento il 7 maggio alla casa di riposo di Roè Volciano, dove verrà presentata la mostra fotografica.